Posso chiedervi un attimo di attenzione? Che cosa succede, Argo? I miei eccezionali sensori mi indicano un fenomeno piuttosto particolare nel prossimo settore. Particolare? Particolare? Dove? 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 Ha detto particolare, quindi è particolare, sennò perché sarebbe particolare? Il viaggio era noioso, ora non è più noioso se è particolare, non è vero? Cerca di stare calmo, Flash. Puoi proiettare l'immagine, Argon? Naturalmente. Oh, è molto particolare, davvero particolare. Un disco di nichelio nello spazio è particolare. Quanto è particolare, vero? Galvatron? Direi di sì. E a quanto sembra è anche in buona compagnia. Supervisor, quella è una nave quintessenziana. Si direbbe che Galvatron voglia intromettersi e che loro invece abbiano piacere a restare soli. Beh, forse saremo costretti a intrometterci anche noi. Argon! Non c'è problema, amici miei. Ho già programmato una variazione di rotta. Potente Galvatron, ti prego. Noi ci troviamo in grave pericolo. Zitto! Oh! Voglio conoscere il segreto di questo disco, anche se è rischioso. Situazione al quadrante? Non c'è nessun danno di rilievo. Arriveremo in tempo, fortunatamente. Continuare il bombardamento. Ah, sembra che ci sia un altro problema. Arriva lo shuttle degli autorobot. Prepararsi a colpire, via all'attacco! Vi stavate annoiando? I quintessenziani hanno deciso di movimentare la serata! Proprio quello che ci voleva. Avviciniamoci a quel disco. Voglio capire perché lo stanno proteggendo. Destructor, stiamo arrivando anche noi! Abbiamo tenuto gli Zamogin prigionieri nell'oscurità per 5.000 lunghi anni e lì devono continuare a restare. Non possiamo permettergli di esaminare il disco. Aspettate, ho un'idea. Facciamoli entrare! Sì, hai ragione. Attivare il sistema isolatore, presto! È stupefacente! Il disco nasconde una specie di pozzo spaziale. L'ho trovato, è mio ora. Non lasciare che lo prendano loro. Potente Galvatron, non credo. Fermali! Ci stanno risucchiando nel canale. La tua tesi è esatta con voi ed è allarmante. Possibilità che gli autorobot si salvino e riescano a tornare indietro 0,0085%. Il sistema isolatore ha un cortocircuito. Senza il pezzo di ricambio anche noi rimarremo intrappolati nel quadrante per sempre. Inoltre siamo di fronte a un'anomalia statistica perché gli autorobot sono ancora vivi. Anche Supervista? Guardate, egli possiede un emulatore universale che potremmo usare al posto del sistema isolatore. Non perderlo di vista. Metteremo gli Sharticon alle sue costole. Supervista, Captain! Sto subendo un blocco trasformazionale! Non riesco a tornare, modulo robot! Captain, Convoy, Flash, aiutatemi! Guardate! Piove metallo dal cielo! Brutolo, muoviamoci. È il segnale, i diavoli sono tornati. Questa volta però, questa volta devono morire. Che uccidiamo! Uccidiamo! Attaccateli! Nishika. Portiamolo via, Brutolo, sì? Ah. Non ero mai atterrato su un albero. Mi sento come se mi avessero bastonato.
questo pianeta ha un'incredibile e densa struttura molecolare. Io dovrei lamentarmi. Se fossi caduto su un albero starei meglio, ma sono caduto su un masso e non sto meglio. Magari fossi caduto su un albero, invece sono caduto su un masso. Su i piedi, sta arrivando gente e non credo che abbiano buone intenzioni. Oh, c'è qualcosa che non va. I miei circuiti sensori sono ferito. Andiamo, Flash, appoggiati a me, ce la farai. Qualcuno sa che fine ha fatto Supervista? Ti prego, in nome di Alpha Trion, Captain, con voi, Flash, dove siete? Sono in un terribile guaio, aiuto! L'emulatore universale è posto dietro il mio stemma e lui sta rimuovendo questo mio... Supervista ha trasmesso l'ultimo comunicato da qui. Era nelle montagne, proprio fuori la città di Tosi. Tarticon, voi seguirete queste coordinate. Preleverete l'autorobot Supervista. È tutto chiaro? Salve, danzatrice celeste. Nishika. Ti ho portato un dono, sì? È proprio il tuo volto. Il viso di Nishika. Avverto un pericolo adesso, ma tornerò presto, sì? Cosa volete da me, demoni, voi? Andate via! Katsudon vi rispedisce dal vostro malefico maestro, sì? Un'efficace dimostrazione di forza. Nishika, tu parla. Grazie al macchinario che hai inserito in me, sì. Ti sorprende molto questo, eh? Tutta colpa di Supervista, quella sottospecie di robot, lo capisci? Io lo capisco, se tu l'avessi capito non saremmo qui, capisci quello che ho capito? Lui ci ha portato e se n'è andato, come ce ne andiamo se lui non ci porta? Accidenti a lui! Ti prego, vai a cercare Supervista, se fosse qui ora noi non saremmo qui, accidenti a lui, accidenti, Captain! Non me la sento di abbandonarlo qui. Non abbiamo altra scelta, purtroppo. Andate, non preoccupatevi, ciao, au revoir, goodbye, sayonara, hasta la vista, hasta svidania, guten tamen, oh, salve. Salve. Diavolo meccanico. Prendiamolo. Prendiamolo. Non ti eri più mossa, non avevi più parlato da quella tragica notte dei diavoli, sì? Quando le stelle furono rubate dal cielo e la ragione abbandonò la tua mente. Ti prego, parlami ancora di questi diavoli. Tutto è successo tanto, tanto tempo fa, sì? Erano i giorni in cui nella nostra città di Tosin splendevano alte le stelle. E il nostro protettore, Kodurri, non era ancora piombato nel sonno. Mio onorevole avo, Nikodon, aveva inventato la torre volante, sì? E finalmente, con l'aiuto di Kodurri, il popolo Zamujin salirà il primo gradino verso le stelle. Avrei voluto essere io a cavalcare la torre, ma l'imperatrice non ha voluto che lo facessi. Così Nikodon ha creato la prima viaggiatrice del cielo, Nishika, la danzatrice celeste. Nishika! Popolo Zamujin, per voi io danzerò fra le stelle! Kodurri, aiutaci a compiere questo viaggio. Illuminaci con la tua forza. Apri il tuo cuore al popolo Zamujin. O allora che udimmo il grido dei diavoli e la loro bestia metallica discese dal cielo e il ventre della bestia si aprì, sì? E i demoni uscirono gettando panico e distruzione sul nostro popolo.
Poi violarono il cuore del sacro Koduri e lo fecero addormentare per sempre. Quindi scomparve, ma il peggio doveva ancora arrivare, sì? Un disco d'argento apparve magicamente nel cielo e rubò tutte le stelle. Fu una notte fatale per te. La ragione abbandonò la tua mente. Nicodon non fu più in grado di ripararti, sì? Impressionante. Quindi tu sei convinto che il loro unico proposito era quello di bloccare l'evoluzione del tuo popolo, ma i vostri diavoli Katsudon sono solo degli esseri malvagi, vengono dal pianeta Quintessenza e non so per quale ragione volevano impedire al tuo popolo di raggiungere le stelle. Accompagnami in città, dobbiamo avvisare il popolo Zamujin che i vostri nemici sono tornati. Gli Sharticon hanno avuto la peggio, vi rendete conto? Uno solo di quegli Zamujin è stato capace di sconfiggerli. Questo non ci lascia alternative, dobbiamo andare a fare una visita a quei selvaggi. Sei impazzito? Se hanno fallito gli Sharticon, quali possibilità pensi che possiamo avere noi? Da soli? Assolutamente nessuna. Ciclone! Ma ho una proposta da farvi. Se vi deciderete a confidare al potente Galvatron il segreto del disco, potreste ricevere in cambio un valido aiuto. Vuoi dire che andresti su quel pianeta? Già, certo. Naturalmente non da solo. Mi farei accompagnare dei vostri Sharticon. Non crediate che io sia stupido. Il tuo progetto è interessante. Sono sicuro che troveremo un punto d'accordo. Ci stiamo avvicinando al luogo da dove Supervista ha lanciato l'ultimo messaggio. Credi che riusciremo a guarire Flash? Sembra più suonato di un pugile robot alle corde. Spero che Supervista sia in grado di rimetterlo in sesto. Due di quelle macchine diavoliche. Estruggiamole! All'attacco! Con voi! Sento che sto per precipitare! Qui fa un po' freddo, scaldiamoci un po'. Bene, ora è arrivato il tuo turno. Preparati a fare un bel salto da quel burrone. Fermatevi o sarò costretto a uccidervi. Ho un altro missile a sinistra, barbone. Se non ci credi, prova a muoverti. Ci rivedremo ancora, demoni! E allora conoscerete il buio delle tenebre! Sì, certo, certo. È stato solo un incidente di percorso. Su, non perdiamo altro tempo. Queste sono le coordinate. L'ultimo messaggio di Supervista ci è arrivato proprio da qui. Ah, ora finalmente è tutto chiaro con voi. Già, ci rimane una sola cosa da fare. Trovare il pezzo mancante. Buona idea. E dove lo cerchiamo? Credi che ci sia un negozio di emulatori universali qui? Smettila. Tanto per cominciare direi di raggiungere la città. So che l'emulatore è vicino, molto vicino. Osserva, vassallo dei diavoli. Questa sarà la tua fine e quella di tutti i demoni venuti dal cielo. Laggiù deve fare molto caldo. Se non facesse molto caldo non avrebbe preso fuoco. E se fa molto caldo prenderò fuoco anch'io. Aiuto. Bruciatelo! Fa silenzio, richiamerai l'attenzione. Vendicatevi al fuoco! Bruciamolo! Bruciamolo! Non riuscite a capire la psicologia della folla, brutti cinque teste! Al fuoco! Al fuoco! Aspettate! È la vostra imperatrice che vi parla! Koduri ci ha lasciato qualcosa di molto prezioso!
Apollo Zamogin! Quelli che voi credete diavoli sono in effetti abitanti di un altro mondo, cari. Fortunatamente le stelle non sono state rubate, ma solo nascoste alla vostra vista. E infine, questo prigioniero non è un vostro nemico e ci sarà molto utile il suo aiuto se i quintessenziani ci attaccheranno ancora. Capito tutto bene? È posseduta dal diavolo, non l'ascoltate! Volevo dire che... Pazzo! Chiama la tua astronave! Discesa immediata per operazione recupero! Vi do le coordinate! No! Ok, sembra proprio che avessi ragione tu con voi. Benissimo, supervista. Ora ci darai immediatamente quello che vogliamo, oppure lo Zamogin dovrà morire. Nebulatore universale, prego. Come desiderate. Ora potremo riparare il sistema isolatore. Mondezza! Rimpiangerete di avermi lasciato qui, perché quando sarò libero non sarò più qui. Ti accontento subito! Fredda al punto giusto, calda al punto giusto, proprio l'ideale. E adesso cerchiamo di uscire di qui. Presto, bisogna uscire. Possiamo ripartire quando vogliamo, è tutto funzionante. Ricordiamoci però che il sistema isolatore è aperto. Eccellente, ora decideremo la sorte dello Zamogin. Ruote a posto, respingenti a posto, circuiti a posto, tutto a posto, anch'io sono a posto. Posso andare via. Ehi, hey Flash! Aspettaci! Oh, muori. È arrivata la tua fine, Autorobot! Sono venuto a ucciderti! Parli sempre troppo presto, è un brutto vizio. Diavoli! Diavoli! State giù! Oh. Poco elegante, ma efficace. Flash, andiamo via di qui, presto! Dimentichi qualcosa, ecco. Non avete possibilità di fuggire, pazzi! Resterete intrappolati qui per sempre! Brutti vigliacchi, vogliono lasciarmi in questo posto schifoso! L'ultima volta ci hanno portato via le stelle. Che cosa ci prenderanno ora? Non possono rubarvi più niente, Imperatrice. È arrivato il tempo della gioia e della pace, così come vi piace. Oh, le stelle! Sono anche dotati di un potere telepatico. E questa forza sembra venirgli dalla luce delle stelle. Per questo i quintessenziani le avevano nascoste alla loro vista, ma adesso saranno capaci di terminare il lavoro che avevano lasciato a metà, finalmente! Tudon, un tuo antenato costruì una torre volante. Hai intenzione di seguitare la sua opera? Sì. Tu e Nishika vi incontrerete ancora, lassù, tra le stelle che ora vediamo, sì?